pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Ciao, benvenuto al nuovo video, che non so quando riuscirò a pubblicare, visto che YouTube è fast, non mi permettono più di caricare i video. Da dopo Natale che cerco di caricare i video di Londra, non so. E ho già altri video pronti, ma non so quando riuscirò a pubblicarli, quindi vabbè, intanto lo giro. Oggi è il 17 gennaio, per la cronaca, venerdì 17, mio giorno. Quindi, ecco, vediamo quando riuscirò a pubblicarlo. In ogni caso, finalmente sono riuscita a fare in giro i salli. Non pensavate mica che mi sarei risparmiata, no? No, vabbè, ovviamente sempre in proporzione alle mie possibilità finanziarie e in base a quello che c'è in giro, perché comunque sono iniziati da 2 settimane quasi, quindi bisogna vedere quello che è rimasto, però insomma. E però prima dei saldi io ero andata a fare un giro in centro a Verona con la mia amica Marica, ciao Marica se stai guardando, e dove hanno aperto finalmente Piazza Italia, perché noi prima ce l'avevamo solo alla Grande Mela, che cioè, rispetto a me insomma, faccio prima andare a Vicenza, ecco. E quindi volevamo fare un giro, fatalità, ce l'hanno aperto in centro, andiamo a fare un giro, che tra l'altro l'ultima settimana credo dell'anno, fino al 31 dicembre, c'erano già i saldi del 70%, c'era 30, 50, 70, quindi c'erano dei presaldi, insomma. E abbiamo fatto un giro, abbiamo preso un po' di cosine, che poi tra l'altro sono tornata ieri e già ste robe non c'erano più, avevano già cambiato tutto, quindi ho fatto bene. Allora, beh, prima cosa, una stronzatina, ho preso uno smalto oro, che non c'avevo uno smalto oro, proprio di Piazza Italia, vabbè, facciamo finta che si veda. E questo costa 1,95, vabbè, mia fotocamera, mia webcam sfigata, poverina, non mette a fuoco, comunque 1,95 color oro. Non l'ho ancora provato, però. E poi ho preso questo braccialettino alla cassa, che mi piaceva, con la farfallina, con tutti i brillantini, e poi qua, vabbè, a sta trama, insomma, questa maglia, che qua ha 2 brillantini. E questo costava 6,95, non era in sconto, ma insomma. Allora, poi tutto il resto era scontato. Purtroppo ho perso lo scontrino, però dovrebbero esserci ancora tutti i cartellini, perché non ho ancora provato niente, no. Allora, ho preso questa maglia, che è, insomma, non è lunghissima, è non corta, arriva alla vita, insomma. È molto larga, anche lo scollo ovviamente molto largo, che quindi si può mettere anche volendo con una spalla sola, ha le maniche anche a kimono quasi, cioè molto larga, bella, è blu indaco e grigio, non ha brillantini, non ha niente, però mi piaceva. E allora questa, calma, questa costava 14,95, però era scontata del 50, mi sembra. È che adesso, ripeto, ho perso lo scontrino, quindi più o meno sì, 7 qualcosa. Anche perché io a Piazza Italia c'ero andata appunto alla Grande Mela, mille anni fa, e mi ricordavo che non avevano delle taglie, insomma, user friendly. Invece ho visto che adesso hanno anche le taglie fino alla LXL, ma sono belle LXL, insomma, non sono striminzite. E quindi sono rimasta favorevolmente impressionata, insomma. Anche perché mi dicono tutti la qualità fa schifo, però vabbè, chi se ne frega, alla fine, se anche qualità da mercato, io la roba al mercato la compro, anzi, molto volentieri, magari a prezzo pieno no, però se ci sono gli sconti, cioè se vado a pagarla come la roba del mercato, me la compro anche, che me ne frega. E allora ho preso questa, poi ho preso questa che è simile, diciamo quei primi danni, ho preso questa che è simile, come lavorazione, come fantasia, diciamo, solo che questa ha anche, vedete, un filato argentato in mezzo. Questa invece è più lunga e questa è da leggings, e poi vabbè, ha le maniche così a pipistrello, che poi si stringono
che mi piacciono le maglie con le maniche pipistrello. Allora, questa costava 18,95, però appunto era scontata del 20, quindi è costata 15,16. Però bella, è molto leggera, poi mi piace, insomma, anche come mi sta. E poi queste due che sono uguali, che sono, oddio, ok, che queste più che maglie lunghe sono quasi vestitini, dritto, sì, e che va giù, vedete che questa lavorazione che si allarga fa un po' le finte tasche e si allarga un po' sul fianco, che per quel che mi riguarda è una roba molto tattica, perché come dicevo in video di quest'estate, le maglie, i vestiti comunque che hanno già di loro una forma bombata, diciamo, sul fianco, camuffano il mio fianco largo, perché sembra che sia la maglia che fa il rigonfiamento, insomma. Non che c'è il ripieno, quindi sono stata molto contenta. E è senza maniche, quindi bisogna metterci sotto qualcosa. Però questo bel collo ad anello, bello largo. Allora, questo costava 12,95, scontato anche questo del 20, l'ho pagato 10,35 e l'ho presa nera. Ho preso il vestitino e anche questo è storto, ma vabbè, avete capito come è fatto, insomma. E anche color, questo è un petrolio, sì, non è pavone, questo è un petrolio, comunque bella, sono di lanetta leggera, quindi insomma, ma no, se non si va sulla neve, e io non ci vado, insomma, vanno bene, non serve avere, anche perché quest'inverno incrociamo le dita, facciamo le corna. Non c'è stato ancora, proprio freddissimo, freddissimo, non ha nevicato. Quindi non servono proprio i maglioni, quelli grossi, attivi. E vabbè, questi sono stati i miei acquisti per il 30 dicembre. Ieri invece sono andata un po' in giro, ero giorno libero. Allora mi sono trovata prima alle Corti Venete con la mia amica Vale. E lì, vabbè, abbiamo mangiato insieme, che era mesi che non ci vedevamo, e poi abbiamo fatto un giretto veloce, però siccome poi dovevo andare in centro in autobus, ho detto non compro niente, perché sennò poi in giro con i sacchetti, auguri. E l'unica cosa che ho preso, che desideravo da tantissimo, mi sono decisa, da oltre ho preso questa cintura elastica. Adesso non riuscirò a chiuderla, ovviamente, perché sennò non riesco a fare le mie figure barbine. Se magari se la metti dritta, ce la fai, esatto, che qui dove si chiude ha questa specie di fantasia pitonata, ma è stampata ovviamente, tutto strafalsissimo. Allora, questa costava 23,95, scontata del 50%, 11,95, e è grigia, vabbè, fa un po' scamusciatina, però sono contenta perché non ho una cintura. Adesso sono dimagrita un po', riesco a mettermi anche queste cinture qua, è la soddisfazione. E poi lì basta, niente, perché ho detto appunto, c'è da fare. Poi allora sono andata in centro, allora, con la mia amica Giorgia, la Giorgina, e prima siamo andate alla Kiko, perché vorrete mica che io non vada alla Kiko. Allora, che c'è un sacco di roba in saldo, tipo i pennelli, che io aspettavo che mettessero in saldo i pennelli. E ho preso questo da sfumatura, che lo volevo da tanto, questo costava 4 euro, e anche questo da ombretto normale, anche questo 4 euro. Questo da sfumatura era un sacco che lo puntavo, quando l'ho visto in offerta, mio. Allora, poi ho preso questa matita, che non so se è della Dark Heroine, vabbè, insomma, di una delle ultime collezioni comunque. E ho preso la 03, che è questa specie di colore, non si vedrà mai,
forse si vede meglio da qua. Che è questo, vabbè, qua sembra marrone. In realtà sarebbe un rame scuro con dei brillantini dorati dentro, bella. E dovrebbe essere anche molto, molto morbida. Poi c'erano blu, celeste, verde, ma no, non mi interessavano. E questa Twinkle Eye Pencil, yes, 3,70. Allora, poi ho preso questa della Dark Hero in sua sicura, quindi questa sarà un'altra collezione, sarà Bad Girl, no, non mi ricordo. No, forse la Digital Emotion. Boh, non me le ricordo le collezioni, poi non ce lo scrivono, sti stupidi. Questa è Dark Hero in sua sicura, è un latex-like lipstick, che sarebbero i rossetti, quindi effetto lattice, insomma, quelli che non vanno più via. E questo è il numero 02 Iconic Magenta, che è questo colore qui, bellissimo, che è un magenta, non è magenta, è un rosa antico scuro, insomma. E questo 3,70 anche questo. Io questo li conosco già perché avevo già preso a prezzo pieno il numero 1, che è questo, che è un vabbè, borgogna, che io questo lo uso tutti i venerdì sera quando vado a ballare. È bellissimo e dura tutta sera, e poi anche quando va via comunque ti lascia sempre le labbra un po' colorate, quindi sono bellissimi. Quello l'avevo preso a prezzo pieno, costava 7,50. Quindi quando ho visto che sono andati in saldo anche questi, ho detto, me lo prendo. Poi ho preso uno smalto, ovvio, perché questi della vecchia serie, diciamo, sono in offerta a 1 euro. E ho preso il 302, vabbè, il numero non si vede, che è questo viola con dei riflessi un po' più chiari, brillantini, argentati, vabbè, si vede poco comunque. E nella mia infinita serie di smalti viola questo mi mancava. Poi adesso hanno anche ribassato i quick dry perché credo che questi andranno a esaurimento, penso, e rimarranno di serie, diciamo, i quick dry. Quindi li hanno abbassati a 1,90. Solo che siccome non mi ricordavo esattamente, cioè ce n'erano un paio che mi interessavano, però siccome sono molto simili a quelli che ho già e non mi ricordavo i numeri, piuttosto di prendere degli smalti doppi, che mi è già successo, ho detto aspetto, tanto adesso ormai sono 1,90 di prezzo fisso, quindi controllo che numeri ho a casa, poi li prenderò, insomma. Poi ho preso, ah, questa è una roba figata. Questa forse è Digital Emotion, che mi ricordo che aveva tutte le spiraline, vabbè. Sparkle Lashes Mascara, che è un top coat per il mascara. Questo è il numero 01. Ecco, tutti questi riflessi, vabbè, 01. E praticamente mascara glitter top coat brillante luminoso. È un top coat da applicare sul mascara per fare un effetto un po'. E io ho preso lo 01, che è l'argento praticamente. Se si apre, eccolo qua. Vabbè, adesso è bianco. Sembra bianco. Vedete, ci sono tutti questi dentini che non so ancora come funzioni. Praticamente tu giri qua e viene fuori, vengono fuori tutti i glitter argentati da mettere sul mascara, insomma, che deve fare un bel effetto. E questo aggeggio Quive 3,90. E poi ho preso questo, il Creamy Lip Gloss numero 107, che sarebbe il matitone, che ha questo bel colore, che è simile a quello del rossetto. È sempre, ma no, questo è un po' più, questo sì, è quasi un magenta, che è quello che ho su, però dalla fotocamera sembra più chiara, cioè in realtà è più scura. Lì sembra più rosa, invece in realtà è un po' più sul rosso. È quasi un color mosto.
molto bello. E perché io avevo già preso quest'estate quello trasparente, il numero 100, che praticamente sembra rosa, ma in realtà è trasparente, è quello che si adatta al colore delle labbra. E questo invece non era in saldo, l'ho preso prezzo pieno, 6,90. Vabbè. Comunque sono molto contenta e sicuramente tornerò ancora da Kiko. Quindi ci sarà una seconda parte. E poi Piazza Italia. È un sacchettone grande, però a parte che non ho speso una miseriaccia e sì, ho preso un po' di robe. Allora, prima cosa ho preso un altro smalto, ho preso l'argento sto giro. Sempre 1,95. E poi ho preso alla cassa, sempre perché alla cassa ti intortano queste robe. Ho preso questo set di bangles, di braccialettini a base viola, ovviamente, e argento, 1,95. Che la Giorgia mi ha detto su, ma 1,95, dai, sono 5 braccialetti, 4. Sono 4 braccialetti, ma io questi li uso. Allora, cominciamo. Così sacchetto, anche casino, tutto. Allora, cominciamo. Allora, ho preso questo maglioncino blu con tutte le borchette argentate, tutti questi pallini argentati. È molto carino, sembra un cielo stellato. Ha questo scollo tondo, bello largo, e poi va giù, no? È normalissimo, è l'unica particolarità appunto di queste borchettine. E questo costava 19,95, era scontato al 50 e quindi è costato 9,97. Quindi 10 euro un maglioncino, ci sta. Poi ho preso questo maglione ancora, che è simile a questo. Ah, questo è quello che ho preso a Londra, che è bellissimo, mi piace tanto. E questo è simile, solo che come vedete è un viola un po' più chiaro. E ha la maglia, l'urex, diciamo, argentato. Questo qui invece di Londra ce l'ha dorato. E dietro ha una cerniera, ma è assolutamente inutile, cioè è proprio decorativa. E questo va giù lungo, è un pochettino più lungo dietro, ma proprio vedete appena appena appena. E questo, boh, non l'ho provato, quindi non so se sia da leggings. Come lunghezza, comunque è lungo, insomma. E questo costava 12,95, sempre al 50%, l'ho pagato 6,47. Quindi, cioè, questo per andare in giro senza tante pretese, chi se ne frega. Ok, poi. Ho preso questa specie di coprispalle, maglioncino, molto bella. Che vedete? È corto, ci arriva fino alla vita, non è chissà che. E si chiude con il bottone qua al centro. È molto caldo, molto morbido. La particolarità è che, vabbè, qua non si vede. Comunque, qui è. C'è questo angolo tagliato così quadrato, però carino. Allora, questo costava 10,95, sempre al 50%, l'ho pagato 5,47 e mi piaceva così tanto che l'ho preso anche in color petrolio, uguale. Anche perché adesso d'inverno bisogna vestirsi un po' strati, insomma, piuttosto di ingolfarsi, cioè preferisco avere una maglia leggera e maglioncino sopra. E sono molto morbidi, molto carucci. Poi, ultima cosa, questo maglioncino con la camicia già cucita, è un finto twin set, diciamo. E è color fango con la camicia nera. E c'era anche grigia
e nera con la camicia bianca, però non c'era la taglia, porco cane, che mi sarebbe piaciuta di più perché dava più luce, però anche questa con la camicia nera devo dire che non è male. E poi qui all'accetto, praticamente dove che si chiude sotto il seno, insomma, fa finta di essere proprio un cardigan sulla camicia, è molto carino. E io qua, la mia santa mamma, che sa fare tutto, che è una sarta mancata, mi ha già messo gli automatici dove c'è il seno, perché io ho sto problema con le camicie, infatti non le uso mai per quello, perché mi si apre. Quindi ho messo gli automatici, così nessuno vede niente, che qua a gratis non si vede niente. Sto scherzando. E molto carina questa, ovviamente ci ha messo le mani, quindi mi ha già fatto sparire l'etichetta, però vediamo se la recupero. Dovrebbe essere questa, costava 19,95, l'ho pagata 9,97, quindi 10 euro anche questa. Ma mi piace, carina. Perché a me dà fastidio mettere le camicie sotto i maglioni, perché mi si infagottano tutte nelle maniche e poi non riesco a sopportarlo. E ecco, insomma, questa è stata la mia prima tranche e non credo che sarà l'ultima ai saldi, e sono soddisfatta dei miei acquisti. Vedo l'ora di cominciare a mettermi queste cose nuove, perché bisogna sempre cambiare, mettersi cose nuove, non mettersi cose vecchie. Ho un sacco di maglioni, infagottoni. E adesso non ho più voglia di infagottarmi, non ho più voglia di nascondermi. Chi vuole guardare, guarda, e chi non vuole guardare si gira da un'altra parte. Non me ne frega più niente. Perché già, secondo me, già se una è grossa, in più si mette robe pesanti, grosse, infagottanti intorno, sembri un omino Michelin, quindi è controproducente. No, sono contenta. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Magari avete visto qualche idea, qualche spunto per i vostri prossimi acquisti. E niente, fatemi sapere come stanno andando i vostri saldi, se avete preso qualcosa, siete contente. Io ho sentito un sacco di gente in giro delusa che non trova niente, che qua, che là, che su, che giù. Boh, io trovo sempre qualcosa, magari non trovassi niente. Invece no, trovo sempre qualcosa. Però dai, ho speso veramente poco, ho preso comunque tanta roba e quindi smaltirò un po' di roba vecchia che ormai via, via, via vecchio e largo al nuovo. E niente, spero di riuscire a caricarlo prima della fine dei saldi video. E niente, grazie per aver guardato, come sempre. Pollici in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete iscritti, andate a vedere la pagina Facebook e al prossimo video. Ciao e baciati! Aggiornamento. Ieri ho fatto il primo giro ai saldi e oggi ne ho già fatto un altro, quindi c'è già l'aggiornamento. E niente, praticamente stamattina sono andata da Pittarello perché volevo un paio di stivali bassi, nel senso col tacco basso, e non scamosciati, perché a me piacciono quasi esclusivamente quelli scamosciati col tacco. Invece me ne serviva un paio da poter usare quando piove, insomma, così normali, senza tacco, per andare in giro, correre, andare a brigare, perché muovendomi con l'autobus in città, insomma, ho bisogno di pedalare. E quindi niente, ho fatto un giretto, visto che ci sono i saldi. Un giretto, non mi pitarello. E per la prima volta nella mia vita ho trovato degli stivali che mi arrivano al ginocchio. Non mi era mai successo nella vita. Sarà che un po' sono dimagrita, vabbè, però non mi sembra che si veda così tanto. Sarà che ho avuto un gran culo, infatti ho detto li prendo al volo, non me li faccio scappare che non li ritrovo più. E ne ho trovate ben due paia.
E quindi ci sono i saldi, o fanculo quando mi ricapita, cioè li prendo. E anche perché non c'era niente che mi piacesse, cioè stivali bassi, così come dicevo io, non so, mi sembrano tutti biker, stivali da uomo, beh, non mi piacciono. Sarà che mi piacciono le robe femminili, quindi tacchi, non tacchi, quindi già andare con una roba rasoterra un po' contro la mia filosofia di vita, ma proprio come modelli brutti, bah, non mi piacciono niente. Questi invece, belli. Allora, prima ho trovato questi, che ho detto li provo, come frega. Tanto guardare la scatola, molto carina, già la scatola. E niente, sono così praticamente. Col tacco basso sono 2 cm, ovviamente finta pelle, ovviamente, ma io non li voglio di pelle. E appunto sono lucidi, quindi vanno bene per quando piove. C'hanno queste 2 specie di laccetti qua, ma vabbè, sono decorativi, chi se ne frega. E poi sono alti alti, ci arrivano proprio sotto al ginocchio e hanno la cerniera da sotto a sopra, e qua hanno anche un pezzettino di elastico. E insomma sono contentissima, cioè io non me lo sarei mai aspettata. Ah, poi dentro c'hanno il pelo, cioè si vede che c'hanno il pelo proprio da peluche, cioè si vede che sono larghi, però non si sa mai. Anche perché di solito, non so perché, quelli chiusi riesco a trovarne insomma relativamente facilmente che mi stiano a livello di polpaccio. Invece quelli con la cerniera, anche se sembrano larghi, poi quando li provo niente, non si chiudono. Questi invece, ottimo. E allora questi, vediamo, questi venivano 48, invece erano scontati del 21%, li ho pagati 38, non so se si vede, è così, sì. E questo è il primo paio. E poi girando, girando, dove c'erano le robe proprio strascontate, ne ho trovato un altro paio, che anche questo ho detto li provo per scherzo. Amore, questo è stato amore. Questa è la scatola, appunto. Via Dante, e la filosofia è la stessa, solo che queste hanno un po' più di tacco. Vedete, questo c'era 5-6 cm di tacco, però essendo comunque grosso, e poi non è altissimo. E poi sono carini, hanno queste cinghiette, sono un pochettino più femminili. Quella come finta pelle è un po' più liscia, questa è un pochettino più, non so come dire, non ruvida, ma un po' più lavorata, tra virgolette. E uguale vanno su sopra con la cerniera da sotto a sopra, e anche qua in teoria c'è una specie di elastichino, però meno. E anche questi, come quegli altri, hanno dentro il pelo del peluche. E questi proprio è stato amore, questo ho detto, meglio ancora di quegli altri, proprio perché hanno un tacchetto che insomma non è il tacco elegante, che però comunque anche la sera te lo puoi mettere un tacco così, insomma, con un vestito, una gonna. E bellissimi, bellissimi, cioè qua non mi ricapita mai, mai, mai. Ti ho detto, me li prendo tutti e due. E questi costavano 40, invece erano scontati del 50%, quindi li ho pagati 20 euro, per quello anche li ho presi tutti e due, perché insomma, di solito con quello che li ho pagati entrambi, se ne compra un paio di questi qua alti con la cerniera, insomma, per quanto siano sottomarca, smarsi, cioè similpelle, quello che volete. Ma insomma, questo fino adesso credo l'acquisto più bello che ho fatto. Sono felicissima. E se c'è qualche ragazza morbidosa come me che sa cosa vuol dire andare in cerca di stivali, mi può capire, che gioia. Bellissimo. Ah, per la cronaca, questo è il maglioncino di Piazza Italia. Vedete che sembra un cielo stellato. Mi piace, è bellissimo, mi piace. E questo è il rossetto, quello della Kiko, quello latex, quello effetto latex, che vabbè, io l'ho scaricato un bel po', era molto più acceso, però bello. E come si vede, piove, perché infatti ho preso l'acqua, c'è tutti i capelli. E vabbè, comunque, perché sennò qua mi vengono i video da 50 ore, mi tocca dividerli in 10 parti. E insomma, stamattina pittarello, ottima idea, brava Lappi, hai avuto una grande idea.
E insomma, sono felicissima di questi stivali. Bellissimo, sono felicissima. E poi invece oggi pomeriggio sono andata al centro commerciale, ancora alle Corti Venete, con la mia amica Marica sempre. E sabato pomeriggio, ore 18, il delirio. Mai più nella vita. Infatti di solito evito i centri commerciali sabato e domenica a quell'ora lì. Se proprio ci devo andare ci vado tipo alle 2, alle 3. Massimo alle 3, 3 e mezza. È che vabbè dovevamo trovarci prima, ma dopo una serie di contrattempi siamo andate a quell'ora lì e c'era il macello. E quindi abbiamo fatto un giro un po' per negozi, così qua e là su e giù. E sono andata da... vabbè, ho girato un po' tutto Tezenis, la Stradivarius, lasciamo stare, e H&M, delusione. H&M mi hai deluso sto giro, veramente. A parte che ultimamente, saranno gli ultimi 2 mesi, non c'è roba bella, cioè proprio in generale. E di conseguenza, adesso che ci sono i saldi, non è che riesci a trovare chissà che, però non so, mi sembra che ci sia tante cose, come posso dire, niente di particolare. Ci sono tante cose basiche, ma ci sono anche tante cose già viste che vedi da altre parti. Niente, niente di particolare, ma neanche niente di bello. Cioè, boh. E quindi niente, sono andata via a mani vuote. Penso, sono andata via a mani vuote dai cinema. Per me è una cosa da segnalare. E niente, praticamente i miei unici acquisti li ho fatti. E da Carpisa, che io passando dalle vetrine non vedevo mai un tubo che mi piaceva, invece sono entrata dentro, guarda riguarda, ho trovato questa borsa che niente di che è questo grigio sfumato che giù, cioè basso un po' più chiaro, va giù e si diventa sempre più scuro. Qui ho una taschina da mettere qui, quindi io comunque la uso, cioè ne ho un altro paio fatto più o meno così, quindi la volevo adesso da inverno, insomma. Poi dentro, vabbè, ovvio, c'ha la tasca con la cerniera, c'ha la porta cellulare, solite menate, tranquillissima. E questa costava 29,90, invece l'ho scontata 14,90. E c'era anche un rosso scuro, ma non era un bel bordeaux, era un tipo un mattone, terra bruciata, non era bello. E poi c'era un verdone, ma tipo un verde bottiglia, andato male, non so, non era bello. Questa era la più bellina, insomma, per l'inverno va bene. E se ci fosse stata un altro colore, anche c'erano delle altre borse della sua famiglia, però fatte diverse, un po' più grandi così, e un bel color cipria. Tipo, mia amica si è presa una bella borsa, fatta un po' più grande di questa, però diciamo che era sembra della stessa famiglia. Un bel color cipria, una via di mezzo tra un beige e un rosa, molto bella. Se fosse stata così, sarei stata più contenta. E poi ho preso il portafoglio che è il mio. C'era 5 anni, 6, non so, e ho trovato questo viola con la tartarughina di Carpisa. Ho detto dai, lo cambio. E vabbè, niente, qua porta le carte di credito. Sì, ciao. Qua porta le varie carte, qua ci metti i soldi e qua varie taschine. Qui c'è la taschina per le monete con due scomparti interni, che insomma carino. Questo costava 15,90, l'ho pagato a 7,95. È un bel viola, insomma, ogni tanto qualcosa di viola lo devo comprare perché se no sto male. E poi mi sono preso queste che erano alla cassa, portaborsa, praticamente da mettere sul tavolo per non mettere la borsa per terra quando si va in pizzeria da qualche parte. Praticamente questo si appoggia sul tavolo e qua si appende la borsa. Dai, avete capito? Donne, lo sapete tutti come funziona. Dai, questo è Gigi. Questa si appoggia sul tavolo e qui ci appendi la borsa così non tocca per terra, che è molto carino, sempre con la tartarughina. E invece alla Kiko, allora, perché ovviamente
Le robe in saldo più o meno sono sempre quelle, però in ogni negozio ci sono cose diverse che dipende da quello che resta in magazzino, insomma. Allora, mi sono presa il famoso quick dry che avevo osservato, che è il numero 810, che è un ciclamino scuro, ma ha i riflessi lilla, che non si vedono, vabbè. Comunque è carino, che l'avevo visto l'altra volta, che non ero sicura se ce l'avevo o non ce l'avevo. Invece ho controllato, non ce l'ho. E poi ne ho preso un altro, questo è l'806. Dov'è? Sì, gira di qua, eccolo lì. Che è un color, un geranio, cioè una via di mezzo tra un rosa fluo, un magenta chiaro, non so, una via di mezzo, insomma. E poi ho preso questo che era sempre di quelli da 1 euro, questo lilla scuro, che è il 258. E se vi serve uno smalto viola di qualsiasi colore, qualsiasi sfumatura, qualsiasi variante, io ce l'ho, venite da me, io ce l'ho. E poi le ultime cose. Allora, ho preso i matitoni, questi Smoky Look Eyeshadow. Questi erano della Dark Heroine, mi sembra. Non c'è scritto, comunque, vabbè. E questi venivano tutti 3,40. E erano molto bellini. Li avevo già puntati l'altra volta, però secondo me era un po' di fretta. Poi la Kiko in centro a Verona è un buco e è sempre strapiena. In più mi fa ridere perché c'è il buttafuori. Cioè, fa ridere. C'è il buttafuori, quelli che ti guarda e ti segue. E invece quella che c'è alle Corti Venete è immensa, cioè gigante, quindi non è mai strapiena e hai sempre spazio per muoverti, guardare, girare senza nessuno che sta lì. A parte, vabbè, ogni 2 secondi arriva la commessa, ciao, posso aiutarti, ciao, posso aiutarti. Però vabbè, insomma, la mandi anche via se non vuoi. E quindi li ho visti bene e li ho presi. Allora, questo è lo 05, vabbè, 05, e è il viola. E sono belli perché come colori sono molto belli, poi vabbè, hanno il loro sfumino, quindi sono anche comodi. Poi ho preso lo 02, che è questo, oddio, spacco tutto, dai lapi, non spaccare tutto, che è questo bellissimo rame chiaro, che io adoro. Il color rame, adoro un po' tutti i colori. No, dai, non è vero. Viola, rame e pavone mi piacciono. Dai, diciamo così. E poi ho preso lo 01, 01 che è l'oro. Maria Santa, ah, ho sfigato. Vabbè, e questo è il color oro. E vabbè, li proverò quanto prima, ma secondo me. Sono buoni, insomma. Poi c'era tipo blu, petrolio, c'era nero, grigio scuro, marrone, tutti i colori. Quindi, insomma, se mi interessano, adesso sono in saldo 3,40, fate un salto. E basta. E forse la settimana prossima vado a fare un altro giro da Piazza Italia, vediamo se trovo qualcos'altro, perché mi è venuto in mente che forse avevo preso in mano un maglioncino, o stavo osservando un maglioncino, ero convinta di averlo comprato, stavo qua che ci pensavo, e invece no, non l'ho comprato. Quindi credo che farò un altro girettino e poi forse settimana riesco ad andare anche da Chiabi a Vicenza, che è il mio amore, con i saldi, non posso non andarci. E quindi, insomma, ci saranno degli aggiornamenti presto, ecco. E vabbè, comunque per questa settimana chiudiamo, basta, fine. E solite cose, mettete mi piace, commentate, condividete, ditemi i vostri saldi come sono andati, come stanno andando, trovate cose in giro, vi soddisfano, eh? E al prossimo video, che spero sarà molto presto, presto, presto. Intanto, ciao e baciati!
got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Now, walk into the club.